giornata conclusiva della stagione di apertura del Castello Malgrat, edizione 2023. Halloween, festa per i bambini, tantissima gente. Abbiamo rinnovato la festa di Halloween che non facevamo da un po' di tempo visto il problema Covid, ma vedo che la partecipazione c'è di nuovo, quindi non l'hanno dimenticata. Abbiamo voluto abbinare alla festa per i bambini un qualcosa che per noi è stato importantissimo e quindi il lavoro che abbiamo fatto con 11 ragazzi rifugiati presenti all'Hotel Europa, che tutta l'estate hanno lavorato con noi al castello e abbiamo mostrato le bellezze del territorio, ma ora si sono preparati come guide, quindi sono loro che oggi spiegano la storia del castello dislocati nelle varie sale. La partecipazione di pubblico è notevole, vedo le persone soddisfatte, vedo loro soddisfatti, io più felice di così non posso essere. L'associazione ha sicuramente raggiunto un traguardo che desiderava, cioè avere nuovi amici del castello. In fondo basta così poco per integrare le persone. Ci vuole assolutamente niente. Loro sono stati apertissimi nei nostri confronti e quindi per noi è stato facilissimo entrare così nella loro cultura in qualche modo e riuscire ad unirlo con la nostra per conoscere, far conoscere quello che è il nostro territorio, ma per noi giornate intere di chiacchiere con loro a conoscere le loro realtà, ed è bellissimo, è un qualcosa che arricchisce chiunque di noi, quindi consiglio a tutti questa procedura nel avere nuovi amici, insomma. Quindi un bilancio davvero positivo questa stagione? Bilancio positivo, anche legato comunque all'esposizione sul Valle Susa che abbiamo avuto per tutta la stagione. Abbiamo avuto turisti che arrivavano da varie parti, a parte del Piemonte ma anche d'Italia, perché magari nei tempi passati avevano genitori o parenti che lavoravano al Valle Susa. Era una potenza e ha sviluppato, diciamo così, una potenza di pubblico. Quindi decisamente molto soddisfatti.